Ciao a tutti, allora questo è un video pillola che faccio con il computer invece che col telefono perché l'ultima volta l'audio del telefono ci ha dato dei problemi, quindi fino a che non avrò risolto faremo tutto quanto col computer. Oggi volevo parlarvi di un personaggio che viene annoverato tra i mostri mitologici, che è Erittonio. Abbiamo come protagonista una giovane Atena, appena uscita dalla testa del padre Zeus, che decide di seguire le orme della sorella Artemide, vuole rimanere anche ella vergine e dedicarsi alle arti e alla guerra. Dunque si reca nell'officina di Efesto per farsi forgiare delle armi. Efesto decide di accettare la sua richiesta, ma rimane folgorato dalla bellezza e dalla luminosità della dea e vuole possederla. Atena si rende subito conto del pericolo e fugge. Nonostante Efesto sia famoso per essere un dio zoppo, quindi doveva essere più lento del previsto delle altre divinità, riesce comunque a raggiungere la dea. E durante una colluttazione, una lotta, perché chiaramente Atena non si arrende, il dio ha un orgasmo all'interno delle gambe di Atena e le sporca di sperma la coscia. Dunque Atena, schifata, si ripulisce con un gomitolo di lana. Infatti lei era anche dea della tessitura, tra l'altro, e lancia questo gomitolo di lana per terra e questo gomitolo va a fecondare la terra Gea. Da qui nascerà Erittonio, direttamente dalla terra, questo bambino che in realtà non si sa se sia un bambino dalle sembianze completamente umane oppure al posto delle gambe ha dei piedi, scusatemi, al posto delle gambe, non la rifaccio più questa però, giuro, al posto delle gambe ha dei serpenti. Dunque, Atena affida questa creatura alle figlie di Cecrope e la mette in una cesta, dicendo loro di non aprire questa cesta. Purtroppo le figlie di Cecrope sono molto curiose, aprono la cesta e trovano un bambino che è deforme, oppure ancora trovano un bambino sorvegliato da serpenti, le tradizioni qui si dividono. Comunque, spaventate, fuggono e si uccidono, per così poco, come dice. E dunque, da lì. C'è la leggenda che appunto questo Erittonio, tanto umano non fosse, probabilmente aveva una parte in sé mostruosa, proprio perché era stato generato dalla terra Gea e coloro che erano di origine ctonia, cioè erano generati dalla terra o dal contatto con la terra, spesso erano rappresentati con dei serpenti o con degli arti che definivano dei serpenti. E niente, è stata più lunga del previsto questa pillola anche perché mi sono inceppata. Comunque. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!